Come mi vedi, favolosa sempre? Sì, proprio bella. Siamo Oh, a non si puntata, va. sentito. Lo so se hai sentito, ma l'importante è crederci che sei bella. Allora, eccoci qua, la nuova puntata. Inizio, Vai. subito. Sì, subito, senza uno, Subito. due, tre, vai. 3, 2, 1, si parte. Qua dobbiamo andare, sei sicuro? Oggi conosceremo questi estranei che hanno fatto la stessa Reunion. nostra pazzia. Un po' sono in ansia Bello. per questa cosa, soprattutto la conoscenza con altre donne mi mette Perché voi ansia. donne dovete sempre spettegolare, ecco perché. E no, lei mi mette Sì, perché se no i ansia. ragazzi stanno di là. Io sono curiosona, quindi Mamma, sì, subito. ma Hai come va? ragione. Hai ragione. Io bene, benissimo, sono Sì. contenta, sì. Quindi vi siete trovati Carina, ormai siamo subito. tutte coppie che Prete. stanno funzionando, sì. Ok, anche noi. Anche Sta andando così bene tra voi e i vostri mariti, quindi immagino che ci sia stata anche dell'intimità, insomma. noi. Sì. Diretta, Sì, subito. certo. No, Fondamentale stavamo domanda. aspettando. Forse per lui sì, ci sarebbe stata anche dell'intimità, però abbiamo deciso di aspettare, cioè mi rispetta in questa cosa, io voglio aspettare la scelta Non so, non sto e quindi... tanto Sì, convinto su sta cosa. ok. No, mi hanno aspettato, Adesso sì, te ne faccio però. una domanda. Intanto tocca a Cioè, te, se scusa. ce la fai Si devi deve sentire lei. rispondere. No, sì. Cioè, noi Valentina, alla tutti fine, i fin da giorni. subito, poi anche al Tutti i matrimonio, giorni. ci siamo, abbiamo trovato un contatto fisico, quindi sì, ecco, insomma, va bene. Però, Al per matrimonio. esempio, per me questa è una parte Però. anche importante per conoscere una persona, poi non so se... Sì, È certo. giusto che ti Ma ha detto Sì, al matrimonio, quindi la prima sicuramente, però notte di non... nozze. voglio proprio Veramente concentrarmi no, su non l'ho altro in questo sentito. Sì, momento. questi gli danno giù come Ok. ricci proprio. Ma se poi non so la... se è già deciso... se poi dirai di sì, e poi però non va, da quel punto di Però pure vista... questa cosa è vera, anche questa cosa è vera. No, Se vabbè, poi non va, che fai? sicuramente ci deve essere affinità anche Avrei in fatto una piccola quello, eh. prova. Ti farebbe, no, però dico, non so se ti farebbe poi cambiare idea o meno. Non lo so, Dici dipende bisogna. quando sarà. No, Come fa a vabbè, non influire? io è uomo del sud, cioè, Che vuol dire io uomo del nasci, sud? No, Ma che questa è discriminazione io verso chi è penso del nord e del che, centro, a cioè, a sto punto. 38 anni dovresti essere consapevole che il contatto fisico è alla Importante. base, cioè nel senso Sì, è del la base, però se non ti senti non ti matrimonio, devi neanche non forzare a capisco fare come una cosa si che non possa vuoi. pretendere Ma sì, c'ha di ragione su portarlo quello. Magari lei dà un valore Raga, mi sono grande. svegliato, dai. Oh, sei svegliato! Sei Bravo, svegliato! grande Eriko, bravo. Devo fare un giochino. Ecco. Mi non vuoi far mai il giochi? No, no, proponi. Quando l'hanno Secondo fatta me, la riunione nostra, cioè, ci siamo darci ammazzati, un quindi diverso lascia stare. impressioni. Ho deciso di lanciare questo gioco. Faccio questo perché ho un'idea, ma non Ma vorrei che che te la la mia pettesti, idea che è sia meglio. sbagliata e quindi vorrei prima capire un altro, avere un altro punto di vista. Parto io. Vediamo un Vai. po'. Arriviamo Sentami, Marzullo, t'ho che detto. cosa è stata la prima volta che hai visto Pietro e Chiara? Ma Borello, vai subito Anthony. Lui, un po' sul mio livello, cioè mi sono Sì, visto un po' in lui, lo ci vedo un sta. ragazzo Bravo. ordinato. Un buono, lei è un po' Sì. più che lo punzecchia, ecco. Baschettona, lo vuoi dire? Che metti i puntini su lei. Sì, è brava, 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 così proprio. Bravo, c'ha Che non ragione. gli devi dire sempre qualcosa. Non vi conosco, però è In che questo. senso devi dire? Mi so Guarda, esprimermi, lei ha l'avete rosicato. visto. Come Comunque, l'ha presa sono un ragazzo bene. semplice, te un po' meno semplice. Ecco. E questa sua semplicità a te forse non piace. Lo Mi devi ricorda sempre. qualcuno? Comunque Valentina era ubriaca, No, lo devi sempre correggere, ecco. Quella Deve che a te sempre non ti correggere. È garba. maestrina pure nella Boh, io vita, l'ho vista oltre che così, nel lavoro. È ecco. sempre Fatemi più stata domande. maestra, è Occhio sempre molto maestrina. Ci sono dei suoi Ok. lati che io, sì, ogni tanto li faccio notare. Vedi, sono psicologo. Un po' Vi tanto. rivedete? Nuovo esperto Per del sedute programma, chiamatemi. Tony. Tu ti Perché lo chiamo Tony? rivedi? Per tante cose sì, per alcune no. Lei non è che vuole per forza correggermi. Cioè, sbagliato il termine correggermi. Cioè, No, hai ragione, non era non la è parola correggermi, giusta. No, ti semplicemente batosta solo. adattare determinate cose che io riconosco in me. Infatti,
tipo, l'esperimento per me è questo, che lei deve riuscire ad aggiustare delle cose che non sono giuste in me, diciamo. No, giuste. No. Tu mi hai chiesto anche di migliorare. Scusa, scusa, no, fermi una pausa, perché qua no, proprio siamo andati oltre, secondo me, oh. Pietro si sta a dare delle colpe che non, no, che non c'ha. Ma poi che non è questo l'esperimento. E due, secondo me, se tu devi aggiustare delle cose tue personali, vai in un'altra sede, parli con una persona adeguata alla situazione. Ma che non è chiaro, e risolvi così, che... non è lei. Ma... E che lei c'ha la cosa di giudicare, che lei sa quello è giusto o sbagliato, comunque... Ma non è cioè, continua come sei e soprattutto non te butta giù, perché secondo me... Anche perché se gli piace ti deve accettare anche... Lui sta andando benissimo. Ecco, qui è il momento che devi tirare fuori un po' più di carattere. No, che, cioè... No, devi tirare fuori più carattere. Sì, cioè, infatti per me il discorso che ha fatto è tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Non è lei che lo deve aggiustare, lui lo deve risolvere, lo deve fare. Giusto. No, okay. No. Anzi, se qui qualcuno ha sbagliato, tutto questo è chiaro, secondo me. Un pochino pure per me è troppo pesante. Perché nessuno di noi ha sbagliato. Ecco, ecco, migliorarmi in determinato. Però anche sì, decide lei qual è qualcosa e bisogna migliorarsi per la propria partner. Sì, ecco. No, no, giusto, sì, quello che ha visto comunque non è proprio sbagliato, eh. Ho saputo tramite Valentina che praticamente loro a livello fisico... Valentina, sei chiacchierona? Il problema è che loro proprio non sono partner. Quindi privandosi anche di questa, di questo aspetto del rapporto, credo che le varie tensioni non si siano mai appianate. Giusto. Noi stiamo imparando molto. Sì. Guarda, lei ancora che beve, Valentina. Ti ho detto che ubriaca. Un crollo. Ecco. Lui è teso. Mamma, guarda che faccia. Forse un... Forse vedere... le foto degli altri, le foto nostre. Cosa è successo? Ma cos'è che mi ricorda qualcosa? Che è successo pure a noi che tu hai guardato il video, eri arrabbiata. No, tu c'avevi sta faccia però al confessionale. Adeguata la situazione, io non mi sento apprezzato, lui. Non mi sento da me. No, sì, ma tu non ti sei preso colpe, vero? No, come forse pare. Proprio il fatto di vedere, di avere un confronto con gli altri. Ha capito che non è mi coppia. Mi ha fatto sbruccare comunque. Però io devi dire a lei. Tutto fuori adesso. Probabilmente perché ho visto. Lui è arrivato, negli lui altri è arrivato. Più tranquillità, più serenità, più semplicità. Più coppia. Nel viversi la. È lei che lo cioè, mi sento una persona che non riesce a dare. E per me questa ma cosa. Ma non riesce a dare cosa? La cosa importante è come stiamo. Ma non lo devi bacchettare. Lo stai a bacchettare pure quando ti dice le cose. No, posso mettere una seconda cosa? Dai, ma questa bacchetta sempre. No, ma poi lei gli ha detto: l'importante è che tu sai come stiamo noi. Lui sta male con te, ma non c'ha le cose di dirtelo. Cioè, ci sta a girare intorno, ma non glielo dice. Lui sta male con lei. Se vede che lei lo bacchetta in continuazione, lui comunque non si sente apprezzato. E lei questo ancora non lo capisce. Che gli dice, l'importante è che siamo bene io e te. Te lo sta lì facendo un giro che parte da Ostia fino a Roma. Non sta bene, scusa, con te non te lo dice. Questo l'ho visto delle piccole cose. Già da quel giorno che lui ha acceso il fuoco e l'ha bacchettato. Cioè, mo lui te sta in una situazione critica. Sta ma parlando. Ascoltalo. Ma ascolta, no, attacca, attacca. Madre mia, non ha capito niente però. D'altro canto... Mi dà fastidio anche il fatto che magari tu in alcune occasioni non riesci a capirmi, no? Vedere quelle foto, li mette insieme, ecco, gliel'ha detto. Ricordare quel giorno. Io quel giorno lo ricordo come il giorno uno dei giorni più belli della mia vita, però mi senti, cioè come... Non apprezzato come vorrei. Non apprezzato. Io ti vedo inadeguato per me. Hai un modo di vivere la tua vita diverso dal mio. Hai un modo, un modello di vita diverso di dal mio. Di relazione. Di relazione, di vita, di tutto. Ci sono momenti in cui io mi sento... sembra che sto io là. Mi sto innervosendo. Non essere... Giusto. Non è apprezzato e così ma capito, ma visto che fino a ieri posso dire una cosa Pietro la cattiveria Pietro scappa questa cosa c'era però io Pietro scappa sono una persona che non vuole far vedere il male perché devo dargli il mio disagio purtroppo ci sono alcune situazioni che a me fanno stare male e non riesco più a parlarne quindi cerco di evitare se siamo in due ok e tu non me ne parli no per non riesco dirti più ma se tu metti un muro non ti no, parlo no adesso appena provo a parlare l'attacca se lo mangia ma questo non può fare minime cose è stato un momento in cui
anziché pensare tu che avessi un crollo, è arrivato. Ora sta a tirare fuori il carattere, quello che ho detto prima. Stare allo stress del lavoro, bravo. Ok, ma se però, no, senti, ha sbagliato pure qua. Colleghe, non lo so, sto male io. Cioè, sto male io, ha detto. Non so più, però ha detto sarà lo stress del lavoro, no, è lei. Ma dillo. Lei neanche si è alzata, oh, lei neanche si è alzata. Ma tiralo fuori, che non è il problema, oh. Vogliamo vedere il problema. Oddio, io devo vedere il dopo, devo vedere il seguito. Allora, oh, ci vediamo alla prossima puntata. Questa no, è la piena, adesso sono proprio super, mi sono infervorata. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.